si è indebolito il momentum delle criptovalute a causa soprattutto di Nasdaq 100 che sta perdendo da uh, 5 giorni di fila 1 2 3 4 5 giorni di fila sta perdendo forza con 5 candele rosse. Eh, è una fase di ripresa del trend primario ribassista sia sui mercati old sia sui mercati delle cripto. È finito quindi il minirelli di Natale. Queste le domande e eh, andiamo a fare un po' il briefing della situazione e vedere soprattutto alcune criptovalute che non vediamo da un po' di tempo, che cosa stanno facendo, qual è la fase. Eh, vi do le mie preferite ancora in questo ambito qui perché... C'è una scadenza ciclica proprio intorno a questa uh, fase, qui a questa giornata qui, quindi 8 e 9 di dicembre. C'era una scadenza ciclica sia sul Nasdaq sia uh, su Bitcoin ed Ethereum, ragazzi, ma uh, finita questa scadenza ciclica i mercati devono dare risposta, perciò o si riparte soprattutto uh, a, a brevissimo, uh, oppure fine dei giochi, uh, chiudete tutto quanto impacchettate, pacchettate, ragazzi, di Natale non ce n'è. Niente finisce così, andiamo subito. Dunque, ragazzi, non voglio fare un video molto lungo. Scorte di petrolio appena uscite e da qualche minuto e eh, sono meno uh, 5 billion, milioni, eccetera. Ragazzi, sono uh, estremamente basse. E questo significa che l'economia va bene. Quindi, questo uh, ormai sembrerebbe che l'economia non vuole rallentare, nonostante il rialzo dei tassi. Eh, eccetera però i dati come vi dicevo eh, sono semplici insomma è il 9 di dicembre che eh, andiamo a guardare questo dato qui se questo dato sarà molto inferiore a questo numero anche all'attesa per me si sì, riparte si può oh, risalire può il mercato rialzare la china andiamo a vedere subito Nasdaq che oggi entra fra eh, le nostre cripto, diciamo che non è una cripto, scherzi a parte, comunque è la prima che dobbiamo guardare, poi ne guardiamo alcune di questa lista, qui ragazzi vi faccio vedere anche una cripto molto forte che però in questa fase potrebbe anche essere utilizzata qualora lo scenario ehm, ribassista riprende, ehm, eh, riprendesse eh, diciamo, la sua forza. Se eh, lo scenario ribassista riprende la sua forza, possiamo anche utilizzare questa cripto che vi mostro eh, proprio per ehm, eh, eventualmente aprire una posizione di uh, short selling. Però uh, andiamo per gradi, ragazzi. Iniziamo subito da Nasdaq perché vi faccio capire la scadenza ciclica, la scadenza ciclica che era a cavallo della fine di questa. Uh, settimana proprio dell'immacolata è quella della chiusura del ciclo mensile di Nasdaq 100 ciclo mensile che sembrerebbe in fase proprio di realizzo quindi di conclusione proprio in questa zona qui teoricamente anche oggi andrebbe bene uh, poi domani insomma vediamo i mercati cosa faranno comunque domani è una giornata di festa a prescindere quindi comunque eh, non, è, ehm, non, è, non, non dovrebbero esserci grandi movimenti poi in cripto diciamo, non si sa mai però questa scadenza ciclica era proprio esattamente coincidente con uh, la giornata di oggi domani, quindi in questa zona qui ragazzi, potrebbe eh, anche spingere un pochino di più fino addirittura alla lunedì ragazzi, perché e, tutto dipenderà probabilmente dai dati di venerdì eh, sul mercato, quindi quei dati che vi ho fatto vedere prima, cioè l'IPP, l'indice dei prezzi della produzione, che potrebbe spingere eh, i prezzi eh, dei mercati un po' più giù o più su. Secondo me, eh, se i mercati vogliono ritornare a salire oggi e domani basta ne avanzano, e questo perché teoricamente, ragazzi, i mercati non danno mai grandi prezzi eh, bassi, cioè prezzi molto bassi, se vogliono riprendere i corsi e ritornare a salire, fanno le finte, no? Quindi fanno finta che scendono e, e spaventano i mercati, però poi riprendono e lasciano col cerino in mano tutti. Eh, se questa cosa non avviene, secondo me il trend non reggerà al rialzo. Quindi, a brevissimo dobbiamo rivedere una ripresa dei prezzi. Eh, detto questo, andiamo a vedere subito. Bitcoin, la sua fase attuale. Ha fatto il classico guizzo eh, al rialzo nel tentativo di breccare il suo livello di, di resistenza. Scusate, a eh, 17.03, 17.400. Non c'è riuscito, vedete questa fase qui, ha fatto il guizzo, quindi fake break, bam, torno indietro, da manuale di analisi tecnica incredibile su certe cose, Bitcoin veramente sembra seguire analisi tecnica questa è una fase di chiusura di metà del ciclo mensile di bitcoin che però è ancora qui ragazzi non sappiamo se basta questa fase qui purtroppo su bitcoin e sulle criptovalute la questione è più delicata a livello di eh, supporti ci siamo questa è una scadenza ciclica questo minimo fatto eh, nella metà di novembre è una scadenza ciclica molto rilevante qualora venisse breccato non ci eh, sono santi poi che tengano e, e bitcoin significa che ha un annuale al 100% ribassista e quindi eh, tutto scende fino al prossimo anno, all'estate, quindi la scadenza del novembre di quella che avete visto ragazzi è radicalmente importante, perciò se le cose eh, dovessero mh, eh, eh, volgere eh, in maniera negativa eh, insomma eh, eh, diventa un disastro, perciò... O, uh, la va o la spacca, come si suol dire, quindi dobbiamo avere forza in questa fase. Questa è una metà del ciclo mensile. Detto questo, ragazzi, passiamo a vedere anche altre criptovalute. Quindi, se questa fase, diciamo, anche di Bitcoin dovesse ehm, continuare secondo me per, eh, in maniera anche più profonda di questa fase la questione si mette molto eh, male quindi è molto importante diciamo che questa fase di bassista si concluda qui proprio nella ehm, eh, fase se, del, della giornata di questa settimana che era una scadenza ciclica eh, rilevante vediamo subito Etihimo e poi altre due criptovalute ragazzi in maniera abbastanza Free e veloce. Allora, Ethereum, per una serie di calcoli che è anche fatto, sembrerebbe proprio che come Bitcoin il mensile di Ethereum si è iniziato anche, uh, anche per lui il 22 di novembre. Uh, ora, questo mensile sta praticamente facendo la fotocopia di Bitcoin, ragazzi. Non so se eh, riuscite a guardare proprio l'atteggiamento anche dal rialzo del 30 di novembre, tutto in barra di congestione, in pratica non si è mosso né Bitcoin, vedete. Così ne è ehm, Ethereum eh, nello stesso modo. Ethereum, però, è poco poco più debole di Bitcoin. E proprio a tal proposito, a livello di scadenza ciclica, è la stessa identica a quella di Bitcoin. Probabilmente, siamo in una fase che eh, dovrebbe chiudere a breve, di metà del ciclo men, eh, mensile. Però questa metà, ragazzi, vedete, potrebbe ancora continuare uno o due giorni, quindi secondo me bisogna sempre mh, eh, incrociare le dita che questa fase di bassista non sia molto profonda, che la fase negativa eh, poteva arrivare, c'era in questa prima decade di dicembre, però non dovrebbe essere troppo profonda, ecco, secondo me quello è il discorso. Vi faccio però eh, vedere poi quello che è il, un grafico che andremo a guardare magari eh, poi i, nella uh, prossima settimana, cioè il uh, grafico del rapporto di Etino con Bitcoin che eh, nella sua struttura di ciclo annuale ragazzi ha fatto un massimo nella prima parte a settembre e da lì cincischia ora questo ciclo è molto rilevante perché eh, bisogna guardare una serie di cose sta chiudendosi come vedete all'interno di un triangolo ma ne parliamo l'ho fatto male questo all'interno di un triangolo e mm, ne parliamo poi la prossima settimana, altrimenti allunghiamo troppo questo video ed è rilevante perché se questo mh, ciclo inizia a virare al ribasso, eh, la dominance di Bitcoin potrebbe recuperare. Quindi è tutto collegato e mh, questi grafici ci danno risposta all'atteggiamento che dovremmo avere da investitori nel prossimo anno, cioè se preferire eh, stablecoin o Bitcoin oppure cripto. Altcoin in termini di possibilità speculative, ragazzi, non in termini di qualità di progetto e cose del genere che non c'entrano nulla quando fate speculazione o investimento, uh, perché tanto c'è il trend. Quindi, seguendo il trend, se vanno um, in versione ribassista anche le cripto, chiudete l'operazione in stop o in take profit in trading stop e portate a casa. Quindi questo. E imparate insomma un po' il mio lessico altrimenti poi magari si ci confonde allora vi faccio vedere poi altre due crypto più l'ultima che vi avevo detto che è proprio Quant che è quella che potrebbe essere utilizzata in una fase di ripresa di un trend ribassista per una peculiarità ve la faccio vedere tra poco allora eh, iniziamo dalla eh, criptovaluta Link che da un po' aveva eh, fatto intanto Siri eh, mi, eh, mi parla da sola eh, che aveva fatto diciamo, una bella fase rialzista, che però era chiusa in questa super barra di congestione. Se vi ricordate nell'ultimo video vi accennavo al fatto che questo livello eh, che aveva raggiunto di resistenza era abbastanza rilevante e che eh, poteva in effetti diciamo, iniziare una fase di bassista. Non mi aspettavo in realtà così tanta debolezza, però eh, in sostanza si è fermata al centro della barra di congestione e ha iniziato a cincischiare. Ora, ancora una volta. Se da qui questo trend non si ferma ma continua in fase ribassista non va assolutamente bene. Io ho una posizione ancora aperta su LinkedIn, fortissimo profitto anche adesso. Uh, la tengo ancora uno o due giorni. Se continua un trend del genere metto il trend stop. Esco dalla posizione, esco su tante altre cripto che eravamo in long proprio per questo uh, mini 3 rally natalizio. Uh, siamo in grosso profitto ancora. Come sapete, io sono un um, trend follower, quindi chiudo sempre, non ai massimi, ma uh, a inversione di trend, quindi in trend di stop. È una mia tecnica, quello è personale, ragazzi, ognuno può fare quello che vuole. Io. Non amo il take profit per una serie di motivi sulle, crypti, sulle crypto, ma utilizzo esclusivamente trading stop quando faccio questo tipo di operazioni. Il take profit invece è interessantissimo, utilissimo nel trading intraday, quindi dipende da mille cose, insomma, ragazzi, questo tipo di, di questioni. Quindi, Link ancora una volta ha iniziato un benzina, sicuramente in questo punto. E sembra anche lei essere a metà di questa struttura di, di ciclo mensile. Ma queste candele devono finire perché questo è un trend pronunciato che eh, va avanti dal 2 di dicembre. È, è notevole, comunque ha perso terreno e troppo profondo poi questo tipo di, di, di questione. Vedete perché ha perso il 13% dei massimi. Quindi deve rigorosamente eh, fermarsi e recuperare. Cioè in pratica è arrivato poi nella struttura eh, di, eh, me, me, mediana. Dalla parte, diciamo, bassa, vedete se voi chiudete questa barra di congestione in eh, tre fasi: in tre strutture: c'è una qui, poi c'è la centrale e poi c'è l'altra parte. No? Quindi abbiamo uno, due, tre e quattro strutture in cui si ehm, divide il prezzo all'interno di una barra di congestione. Quindi questa è l'altra zona, vedete che è anche un livello di supporto che più volte ha tenuto resistenza qui, supporto qui, è un punto di oscillazione tutto qui, ragazzi, va bene? Andiamo a vedere Matic, altra kit estremamente interessante, ma che ha un atteggiamento uh, di massimo e di struttura nella, questo, con questo spike del 6 novembre. Che non è il massimo perché, ehm, da un punto di vista ciclico, non è bellissima questa fase. Uh, ora, Matic uh, è, è sicuramente in un nuovo ciclo annuale. Da qui ha fatto questa parte rialzista. Ora, due sono le questioni, ragazzi: o qui ha chiuso una uh, semestrale. È ha iniziato un nuovo semestrale, ma se il semestrale deve andare più in là, di solito è più lungo, ve lo dico, quindi teoricamente dovrebbe chiudere a, a fine di dicembre, eh, questa eh, cripto a questo punto indicherebbe, se fa questa cosa qui, ci manca l'ultimo, deve fare una cosa del genere, quindi indicherebbe che direi di realtà finisce qui. Questo eh, lo sappiamo fra un paio di giorni, no? Come vi dicevo, quindi se fra un paio di giorni non si mettono bene, tutti a casa e, e si fila. Uh, detto questo, uh, insomma, anche Matic, ragazzi, dal punto di vista ciclico, vedete, è, è rilevante solo il superamento di questi nuovi massimi. Cambia lo scenario, cioè di questa zona qui, per, ed è anche vicinissima, quindi insomma non, non la può fare tranquillamente. Ecco perché, come vi dicevo, dopo questa scadenza ciclica, che è teoricamente è a cavallo del 10 di dicembre, quindi ancora mancherebbe uno o due giorni. Um, I mercati possono poi riprendere una via del rialzo, è solo lì che sappiamo uh, effettivamente di che parte è fatto questo rialzo, perché al momento il rialzino c'è stato, però non è un rialzo gonfio. E quindi soltanto uh, dopo la scadenza ciclica del 10 di dicembre, un intorno del 10 di dicembre. Eh, possiamo avere notizia e eh, informazioni rilevanti dai trend, dal trend del mercato, se questo rally arriva o no, perché poi il superamento di questi livelli allora sancisce. Un mini rally e quindi lì magari si sale un pochettino come vi ho detto nell'ultimo video, altrimenti il gioco è finito, in pratica finisce qui. Eh, C'è poco da fare. Allora, detto queste due cripto, andiamo a vedere invece quant, perché quant, nonostante un bel progetto, un bel tutto, un bel eh, eccetera, eccetera, eccetera. La questione legata alla struttura di analisi tecnica e ciclica di questa criptovaluta è diventata pericolosetta. Non un disastro, attenzione, però, pericolosetta. Quindi, qualora noi valutassimo l'ipotesi di una nuova struttura short, quindi ribassista, per quanto riguarda l'incredito, quanto potrebbe essere utilizzata per uno short selling. Perché questo ragazzi? Perché ha uh, un atteggiamento classico che poi alcuni di voi identificano come un classico testa a spalle eh, ri, ehm, che si sta andando a formare, fatto così, testa a spalle è questo, è una figura che io non amo, ma nelle criptovalute, soprattutto le piccole, soprattutto quelle come quante eccetera, può essere in effetti indicativo di un movimento ribassista. Un test a spalle del genere identifica praticamente al breakout di questa neckline un più o meno livello di target pari alla punta, di insomma a questo spazio geometrico, anche qui non mi piacciono a me queste cose, ragazzi, ma non hanno molto senso, però in pratica porterebbe a un doppio minimo in questa fase, quindi ci sta eh, tranquillamente. Perciò, quant da attenzionare, non si può andare short al momento su questa cripto, ma qui abbiamo da questi prezzi un... 65% di conclusione di un eventuale testa a spalle ribattista ehm, va valutato perché se i mercati dovessero riprendere la loro posizione short in questo caso quant eh, potrebbe subire di più anche perché parte da più alto poi dal punto di vista ciclico c'è cioè un ciclo annuale al 100% iniziato eh, a giugno 2022 e, e questo ciclo annuale, anche qui ragazzi, allora se andiamo a, a livello di struttura e deve andare a chiudere questa fase, qui abbiamo fatto un 154, sembra proprio un ternario, eh, o andiamo a fare una struttura classica delle cripto, quindi un 200-180, quindi una cosa del genere, e, e quindi ancora una volta, vedete, verso fine mese di dicembre ci porta l'informazione che questa... Uh, ciclo mensile in pratica mh, finisce male, insomma eh? finisce in maniera lunga e finisce così, in pratica maluccio, deve scendere sotto questi minimi, questo è il discorso. Quindi uh, anche in questo caso, se qualora noi fossimo in un ciclo mensile che è appartenente a un ciclo più lungo, che è questo, uh, semestrale, si definisce così, dobbiamo scendere dobbiamo scendere, probabilmente questo mensile andrà a ribasso. Se non è così, eh, allora probabilmente è tutto è stato chiuso lì eh, prima in, su questo minimo, però eh, a quel punto ragazzi, ricordatevi che c'è una struttura anche di analisi tecnica che non può essere sottovalutata, cioè un massimo, un minimo in questo punto, un nuovo massimo che è lontanissimo da questo, perciò a livello tecnico basta un niente a far invertire il trend. Di medio periodo, perché se dovesse breccare questo livello, a questo punto noi avremmo, vedete, una inversione di trend di medio periodo, perché abbiamo un massimo, un minimo, un massimo più basso e poi manca il minimo più basso. Una volta che fa una cosa del genere ha invertito il trend nel medio periodo. Quindi lì poi diventando trend follower, potremmo seguire un trend di natura ribassista su questa cripto. Perciò, se e qualora qualcuno di voi avesse voglia di shortare, eh, questa cripto potrebbe essere in effetti eh, una di quelle messe nel portafoglio proprio per lo short insieme, ve lo dico, a Matic, perché anche Matic ha una struttura simile, quindi sono le più forti in pratica, no? Che partono da alto allora io non farò una cosa del genere se lo faccio vi avverto e ve lo dico però eh, questa visione grafica era interessante volevo darvi anche questa ipotesi per farvela vedere al momento la mia idea resta sempre quella del rally di natale i mercati mi stanno punzecchiando per farmi uscire vediamo se domani dopodomani le questioni si mettono meglio altrimenti uscirò perché devo portare a casa il profitto poi casomai valuto un rientro però al momento esco dai miei long che sono operativi già da oh, quasi un mese in pratica. E, e quindi porto a casa quello che abbiamo preso, che è già tanto, però si poteva fare meglio sicuramente. Se invece domani dopo dopodomani il trend regge e si inverte, aspetto per vedere se parte l'ultimo wizzo come vi dicevo, perché sta chiudendo il ciclo mensile di Nasdaq. Questa è la mia idea attuale e, e concludiamo la questione del rally di Natale, in pratica, eh, entro la prossima settimana. Eh, detto questo, vi auguro una stra-buona Immacolata a tutti per domani, festeggiate, state in famiglia, siate felici, e come sempre, eh, insomma, auguroni ragazzi, ci avviamo verso eh, la questione di Natale. Va bene, ciao a tutti!